ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito. Andiamo a trattare l'argomento semipermanente. Apro parentesi grandissima, lo faccio all'inizio semplicemente perché non ho nessuna intenzione di leggere e rispondere a commenti a cui non voglio rispondere. Sono una autodidatta. Vi lascio qui sotto che cosa significa autodidatta, proprio perché non mi va di litigare. Semplicemente su Instagram, chi mi segue da tanto ha visto che ho iniziato a farmi il semipermanente, ormai è quasi un anno, a novembre fa un anno, e quindi mi ha chiesto semplicemente di registrare questo video e io l'ho accontentata. Non sono un estetista, quindi probabilmente farò degli sbagli, e se farò degli sbagli, a tutte le estetiste chiedo per favore di scrivermi sotto dei consigli più che insultarmi, grazie. E però devo dire la verità, io mi sto trovando bene da un anno a questa parte. Ovviamente all'inizio ho fatto più difficoltà, ora è tutto molto più semplice. E comunque il semipermanente mi dura 2 settimane/3 settimane, e quindi ragazze, io vi faccio vedere solo quello che faccio, non voglio insegnare a nessuno e non vi dico assolutamente, ripeto, non vi dico assolutamente di farlo a casa. Non voglio prendermi nessuna responsabilità. Faccio questa premessa, ragazze, perché già immagino i commenti, e visto che un haul di vestiti scaturisce dei commenti assurdi, immagino un haul sul semipermanente. Quindi, ragazze, dopo aver fatto questa breve parentesi, io direi di iniziare a parlarvi della mia esperienza personale. Ma prima di fare questo, ragazzi, io vi ricordo di seguirmi qui su Instagram, mi raccomando, il nome è sempre Miriana Ritano, e di iscrivervi anche qui su YouTube se non l'avete fatto. Avete l'appuntamento con me ogni domenica alle 14:30, mi raccomando! Allora, ragazze, io ho iniziato a fare il semipermanente da sola semplicemente per necessità, ossia ho avuto veramente serie difficoltà nel trovare una qualità prezzo ragionevole. Allora, o avevate una qualità ad un prezzo esagerato, esatto, non so se vi è chiaro, un semipermanente si aggirava intorno ai 40 euro, cioè che a Roma 15 euro ed eravate delle regine, cioè proprio 15 euro all'interno del centro estetico, apriamo e chiudiamo parentesi. E altrimenti io andavo sempre di gel a Roma, perché con 20 euro, 25 massimo, mi passava la paura, avevo le unghie sempre perfette, bellissime, fatte veramente bene, ragazze, bene. Comunque, arrivo a Parma, ho avuto diverse difficoltà e quindi dopo circa 7 mesi ho deciso di comprarmi il kit. Era il periodo del Black Friday, ragazze, e quindi ho detto: Miriana, dai, provaci, laddove non dovessi andare, amen, ci hai provato, amen. Comunque, compro questo kit, mi arriva a casa e nel frattempo io avevo già contattato le mie due estetiste di fiducia che mi avevano spiegato come fare e mi avevano tranquillizzato dicendomi appunto che era semplice, tutto stava nell'iniziare. Ovviamente vi parlo di semipermanente, ragazze, gel non credo di avvicinarmi mai, perché parliamo di una struttura dell'unghia completamente differente, cioè il semipermanente è come se fosse uno smalto ma che va in lampada, quindi molto easy. Comunque, ragazze, come kit base ho preso il kit della Mesauda. Io vi lascio sotto il link, che è una marca medium cost, quindi non è né super alto né super basso come prezzo, però diciamo che non mi sono trovata male. Poi ovviamente ho iniziato con i colori neutri, quindi non mi sono interfacciata subito ai colori più strong, perché volevo appunto imparare a metterlo, perché con i colori chiari non si vede chissà quanto avete sbagliato, magari con un nero sì. Vabbè, comunque, ragazzi, inizio a fare pratica, poi inizio a chiedere in giro qualche marca e una delle mie estetiste di fiducia mi dà la marca Passione Unghie. Allora, Passione Unghie, ragazze, è una marca low cost a tutti gli effetti, ma se vi devo dare un mio consiglio personale, provando i due brand, a me come consistenza mi piace di più Passione Unghie, e parliamo di un prezzo di uno smalto che parte dai 7, che però se trovate in sconto trovate anche a 4 euro.
Io vi lascio anche questo link. Apro e chiudo parentesi, ragazze, vi sto dando questi marchi semplicemente perché li utilizzo io, nessuno mi paga, ma chi mi deve pagare? E quindi, ragazze, ve lo consiglio proprio dal profondo del mio cuore. Che poi, ragazze, io personalmente non accetterei mai una collaborazione e vi consiglierei cose con cui non mi sono trovata bene, non fa parte proprio del mio essere. E chi mi conosce sa, soprattutto le mie amiche sanno. E ovviamente voi magari siete nuove, non mi conoscete, imparerete a conoscermi se mi seguite. E quindi tranquille che non fa parte proprio del mio essere. Piuttosto, ragazzi, non prendo la collaborazione perché il mio faccino non ce lo metto per dei soldi viscidi, no. Quindi tranquille, chiudendo questa parentesi, quindi ho iniziato a utilizzare Passione Unghie e per me è il top, cioè mi piace tantissimo. E da che avevo anche la base Mesauda, il top coat, alla fine, ragazze, ho deciso di accantonare tutto e di utilizzare Passione Unghie, anche perché la durata sulle unghie è maggiore. Cioè, vi dico che con Mesauda arrivavo a 2 settimane, però arrivavo magari a 2 settimane con gli angoletti sbeccati. Ragazze, Passione Unghie non mi si sbecca niente, proprio perché le formule sono un po' più dense, diciamo che ricorda più il gel rispetto a un semipermanente. Il brand Mesauda invece fa il semipermanente un po' più come uno smalto classico, ecco, un po' più liquido. E ovviamente questa è una cosa molto personale, mi hanno consigliato altre marche che personalmente proverò, mi hanno consigliato anche l'OPI e quello è molto interessante, però parliamo appunto di un brand high cost. Ma alla fine, ragazze, vi giuro che per quello che vado a risparmiare ce li spendo tutti i soldi, cioè io tipo una volta ogni 3-4 mesi ordino su Passione Unghie, ma compro, cioè compro 5, 6, 7, 8 colori proprio perché mi piace variare. E proprio perché non costano niente, ragazze, cioè nel senso, con quei soldi che spendete una volta ogni 3-4 mesi ci rientrate benissimo, ma proprio benissimo. Per quanto riguarda invece la lampada, ragazze, l'ho comprata sempre su Amazon, ho comprato una lampada UV LED che ovviamente una volta che la distruggete dovete buttare, non è come quella LED che potete cambiare appunto le lucine. Mi hanno consigliato questa qui e devo dire la verità, ragazze, è molto più rapida rispetto alla classica, cioè ragazze è fantastica, al tempo di mettere la mano sotto la lampada 30 secondi ed asciutto, cioè pazzesco. E mi sto trovando benissimo. Anche questo ve lo lascio giù nell'info box e io direi di passare direttamente alla pratica. 3, 2, 1, iniziamo! Ragazzi, che cosa ci serve? Sicuramente i pad per andare a togliere l'effetto appiccicoso del semipermanente. Poi il cleanser, appunto, che serve per togliere lo strato appiccicoso. Io utilizzo anche un pennello quando vado a limare le unghie. Poi il gloss, che sarebbe il top coat, la base, io in questo caso utilizzo la Baby Boomer, semplicemente perché dà un effetto molto più riempito al colore, perché essendo più coprente di una trasparente, comunque va a uniformare l'unghia. Il classico buffer, il mattoncino appunto per togliere lo strato grassoso dell'unghia. Poi cambio inquadratura, così vi faccio vedere bene i prodotti. Vado ad utilizzare un primer, appunto, che serve per iniziare il nostro semipermanente. Io utilizzo quello non acido, in realtà esiste anche quello acido, mai provato. E se siete estetiste, ragazze, se mi spiegate la differenza tra i due ve ne sarei molto grata. Comunque, poi il colore, che in questo caso è un viola, ma un viola bello fluo. Dopodiché le due lime, che ormai stanno andando a rivederci, grazie, però ho sempre la scorta, non vi preoccupate. Poi, ragazzi, vado ad utilizzare lui, che serve per togliere le cuticole. Ragazze, questo è molto personale, ci sono persone che le vanno a spingere. Io personalmente le taglio perché mi crescono veramente a vista d'occhio, assurdo. Poi vado ad utilizzare un pennello, semplicemente perché mi piace l'effetto molto più naturale per quanto riguarda la base. E infine, ragazzi, per concludere la nostra nail care,
vado ad utilizzare la penna che contiene l'olio, quindi l'olio per ammorbidire le nostre cuticole. Ne ho in due sottospecie, questa qui è di Kiko, mi trovo benissimo perché è rapida, basta che girate, esce appunto il prodotto. Altrimenti ho le goccine, quelle liquide, praticamente non hai l'applicazione, la applichi direttamente sulla cuticola. Buona anche quella, però ragazze questa è molto più veloce, cioè riuscite molto più facilmente a fare quello che dovete fare. Unica accortezza ragazze che vi dico ora, mi raccomando, non utilizzate la lampada vicino ai prodotti. Ve lo dico perché mi è successo e utilizzandoli troppo vicino alla lampada praticamente ho dovuto buttare un gel e un colore perché mi si erano tutti quanti appiccicati, e una delle mie estetiste, appunto chiedendo io SOS, mi ha detto che praticamente la lampada deve stare più distante rispetto a dove abbiamo i nostri prodotti. Eccoci qua ragazze, allora prima cosa che facciamo, prendiamo il buffer dopo aver accorciato le unghie e tolto le cuticole. Io che faccio? Vado semplicemente a fare questo movimento qui per opacizzare l'unghia. Mi raccomando ragazzi, è importantissimo che fate questo movimento perché vi permetterà appunto di far aderire meglio il semipermanente. Ovviamente ragazze non spingete troppo, ma dovete soltanto sgrassare l'unghia, tra virgolette, sgrassare. Fate bene l'attaccatura qui e anche la fine perché sono i punti chiave dove probabilmente si va a togliere il semipermanente, praticamente fa le bolle. Ok ragazze, una volta raggiunto questo risultato prendo il pennello, un pennello vecchio di make up, tolgo tutto l'eccesso per evitare appunto che interagisca con i prodotti successivi. Ora cosa faccio ragazzi? Applico il primo step che è il primer, lo applico su tutte le unghie e se riesco ad aprirlo, e lo lascio ad asciugare all'aria, quindi non in lampada ma all'aria, per circa 30 secondi. Comunque si asciuga molto rapidamente, quindi non vi preoccupate. Dopo aver fatto passare i nostri 30 secondi, passiamo alla base. Come vi dicevo prima, io ho questa qui che ha un minimo di colore, però fondamentalmente potete utilizzare quella che volete. Io personalmente utilizzo questo tipologia di pennello perché mi trovo meglio. Inizialmente lo facevo col classico pennello, ma vedevo che comunque il risultato era un po' più spesso e mi saltava prima il semipermanente, così ho trovato un'ottima soluzione. Di conseguenza vi faccio vedere come faccio. Prelevo così il prodotto e vado a stenderlo come se fosse uno smalto normale, ragazze. Con la quantità di prodotto che era abbastanza, faccio anche quest'altra unghia, perché io personalmente le faccio due a due, mi trovo molto bene, perché di solito l'estetista ve ne fa una su una mano e poi va direttamente sull'altra, ma ovviamente noi che la facciamo da sole non è possibile questa cosa. E faccio anche la chiusura sotto, mi raccomando ricordatevi la chiusura dell'unghia. Dopo aver fatto queste due vado in lampada e vado in lampada per 60 secondi. Mi raccomando ragazze, poi per quanto riguarda il pollice avvicinatevi la lampada perché deve asciugare veramente bene. Procedimento ovviamente sempre lo stesso. Come vi dicevo ragazze, io mi avvicino alla lampada e l'attivo io. Perfetto ragazzi, passiamo ora all'applicazione del colore. Allora, questo qui lo faccio col classico pennellino e come colore ragazze vado ad utilizzare questo qui. Diciamo che è bello strong, ma I like. Allora, con questo stesso discorso, due unghie, sigillo e dentro la lampada. Faccio due passate. Cioè nel senso, vado ad asciugare la prima e poi passo alla seconda.
Mi raccomando ragazze, fate uno strato sottilissimo, perché altrimenti create solo spessore inutile e vi si staccherà in 0,2. Apro e chiudo parentesi ragazze, io non sono un estetista, tutto quello che so è grazie alle mie estetiste. Già l'ho ripetuto, ma è meglio che lo ripetiamo, perché veramente non ho voglia di rispondere a commenti inutili, cioè veramente anche no. Quindi, come vi dicevo anche prima, solo commenti costruttivi, grazie. E quando siete convinte della vostra applicazione, io non lo sono quasi mai, infatti sono rognosa, come potete ben vedere, andate sotto la lampada. Io comunque credo che in camera si vedono le mie dita tutte schiacciate, vabbè, comunque. Dicevo, che ho detto? In lampada? Boh, vabbè, comunque ragazzi, dopo che avete finito andate in lampada. Sempre 60 secondi. Dopo aver fatto il colore, ragazze, la prima passata, che, ragazzi, ditemi voi se non è bello sto colore, cioè è bellissimo, tra l'altro con le unghie corte secondo me è ancora più bello. E facciamo la seconda passata, ragazze, stesso modo, sempre a 2 a 2. Un consiglio che vi do, ragazze, questo consiglio mi raccomando adottatelo, perché sempre dai miei errori vi sto consigliando, non vi do consigli, non testate su di me. Quando andate a conservare gli smalti, mi raccomando ragazze, non fate come me che teneva tutti gli smalti semi permanenti all'interno di una pochette. Io di solito gli smalti li avevo appunto dentro questa pochette. E quindi ho pensato anche di fare lo stesso con gli smalti semipermanenti. Assolutamente no ragazze, devono stare all'interno di un cassetto con la testa in su, cioè non possono stare tutti sballattolati, perché gli smalti semipermanenti sono molto più delicati rispetto ai classici smalti, cioè si addensano, fanno cose strane ragazze, cioè veramente. E quindi mi raccomando, fatevi un cassetto. Io ora sapete che mi dovrò trasferire, non ho comprato niente, ma ho un cassetto dove ho tutti gli smalti, però comprerò, non so se avete presente, vi lascio qui una foto di quei separatori in plexiglass. Eccoci ragazze, pollice fatto, fatto tutto. Ultimo step che ci manca è il gel. Questa volta sempre di Passione Unghie, in realtà ho utilizzato anche quello di Mesauda. Lo prendo con un pennellino esterno, stesso discorso, perché non voglio creare troppo spessore. Altra domanda che sicuramente riscontrerò tra i vostri commenti, e vi rispondo già qui: quanto dura il semipermanente? Bella domanda ragazze, perché di solito a me dura 14 giorni senza staccarsi, però poi mi inizia a dar fastidio perché ovviamente c'è la ricrescita e quindi lo tolgo io. Però per quanto riguarda lo staccarsi, a me capita rarissimamente, all'inizio sempre, soprattutto quando utilizzavo i pennelli, questi qui, non lo so perché, ma mi capitava spesso. Però ragazzi, se prendo una botta come mi è successo l'ultima volta, dove mi si è spezzata l'unghia, ovviamente il semipermanente salta in alcuni pezzi e probabilmente vi salterà su tutta l'unghia. Quindi quando vi rompete un'unghia ragazze, l'unica alternativa è toglierlo e rifarlo. Per quanto riguarda ragazze la rimozione è molto semplice, basta prendere un po' di cotone, ci serve l'acetone, e fare un cartoccio. Tempo 10 minuti di posa, dopodiché con i bastoncini d'arancio, quelli in legno, si toglie completamente. Ovviamente è un processo un po' più lungo rispetto alla fresa, io personalmente non l'ho mai utilizzata e in realtà un po' sono curiosa di comprarla e provarla, solo che ho un punto di domanda enorme, visto che non sono estetista, ho paura di rovinare l'unghia. Quindi per ora non tento, cioè faccio così e vado avanti. Perfetto ragazze, unghie fatte. Per ora abbiamo uno stato di dispersione, ossia, vedete? È appiccicoso. Quindi utilizzeremo lui, che è il cleanser, un pad. E andiamo a togliere lo stato di dispersione.
Come avete visto, ragazze, è molto semplice, molto semplice. Tutto sta nell'iniziare, praticare. Intanto, ragazze, vado a mettere l'olio. Dicevo, a novembre è un anno che lo faccio, perché ho preso appunto la lampada con il Black Friday. E ragazze, devo dire che all'inizio non è stato semplice, però piano piano poi sviluppate le vostre tecniche con molta semplicità e quindi troverete la dimensione vostra per farvi le unghie. Io ritornassi indietro, come dicevo prima, lo rifarei molto prima. E questo è il risultato, ragazze. Io spero che il video vi sia utile e mi raccomando, ragazze, lasciatemi un bel pollice in su. Io ve lo chiedo semplicemente per capire se effettivamente vi piacciono i contenuti. Cioè, non ci vuole niente a mettere un pollicino in su, basta cliccare il ditino all'insù. Quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ricordo sempre di seguirmi anche su Instagram, mi raccomando, anche perché se volete sapere come ho fatto questo look troverete la foto su Instagram. Quindi vi aspetto anche lì. Io vi mando come sempre, ragazze, un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazze!